Eccoci insieme, cari telespettatori, supportati dall'FNP della CISL in modo particolare. Ben ritornata qui con noi Vanna Giantin, segretaria generale FNP-CISL. Grazie, segretaria. Allora, argomento doveroso da affrontare, ci sono state diverse notizie che sono circolate, ma soprattutto tante istanze da parte dei familiari relativamente alle RSA, alle case di riposo, che per lunghissimo tempo, a causa della pandemia prima, poi a causa comunque della paura del propagarsi del virus, nonostante moltissimi ospiti fossero stati vaccinati, sono rimaste chiuse all'accesso da parte dei parenti che potessero in qualche modo vedere, abbracciare, trasmettere affettività a chi si trovava all'interno. Non è una situazione facile. È dovuta intervenire che cosa? Una legge. Ci racconti, ci faccia un po' capire che cosa è successo. C'è stato poi un incontro molto importante, fresco fresco, che voi avete avuto con la regione, se non erro, e quindi vediamo, segretaria, di fare un po' il punto della situazione, anche a coloro che non sono ben aggiornati, perché alcuni ci hanno scritto e non sono messi al corrente dei fatti. Sono stati necessari due interventi nazionali per far sì che le case di riposo cominciassero a riaprire l'accesso ai parenti. Partiamo dal presupposto che i nostri anziani che sono nelle case di riposo sono stati totalmente isolati praticamente per un anno e mezzo. Quelle che più hanno aperto in qualche maniera un contatto visivo sono state le case di riposo che hanno cercato attraverso tablet o computer di fare almeno una volta a settimana un saluto, ma sappiamo bene che questi strumenti per gli anziani sono molto limitativi perché non hanno la persona davanti, non hanno la visibilità chiara, eccetera. Allora, il primo intervento l'ha fatto il Ministro della Salute l'8 di aprile, con una l'8 maggio, scusa, con una determinazione che diceva che le case di riposo dovevano riaprire i familiari e dovevano riaprire in presenza. Allegata a questa determinazione c'era tutta una serie di regole che fissavano le modalità con cui parenti e amici potevano entrare nelle case di riposo. Noi abbiamo visto in Veneto, non so cos'è successo dalle altre parti, molte resistenze dalle case di riposo, che prima dicevano che erano pronte, poi dicevano che non è libero tutti. Al punto che il 30 di maggio, la conversione in legge di un decreto ha inserito un articolo specifico che diceva che dal 1 giugno tutte le case di riposo dovevano essere aperte per le visite ai familiari in presenza e senza dispositivi di separazione. Siccome questa cosa continuava a non essere presente, allora abbiamo chiesto un incontro alla Regione Veneto. Anche qui molta fatica per avere questo incontro. Alla fine l'incontro l'abbiamo fatto con l'assessore Lanzarin. E in quel momento ci hanno detto che stavano monitorando attraverso le ASL le singole case di riposo per capire come hanno fatto le riaperture, chi le ha fatte e con quali condizioni. Allora, su 335 case di riposo, quelle che avevano in quel momento monitorato in tutto o in parte erano 272. Perché le ASL non avevano ricognizione di come le case di riposo si erano comportate. Tant'è vero che ci hanno dato dei dati parziali, con la promessa che ci daranno il quadro totale di tutte le risposte provenienti dalle case di riposo entro questa settimana. Quindi vuol dire che dalla settimana prossima, in teoria, dovremmo avere un quadro più chiaro. Qual è il problema che permane? Che alcune case di riposo, e non poche, dicono che hanno aperto l'accesso ai familiari, però hanno aperto l'accesso ancora col distanziamento fatto di plessiglass che divide il paziente dal familiare, oppure addirittura con distanziamenti creati da tavoli intermedi che fanno tenere le due persone distanti di 2 metri. Queste non sono le condizioni che ha dettato la legge e la
determinazione del ministro Speranza prima. Ecco, però Quindi su interrompo un questo secondo. abbiamo chiesto alla regione di avere un quadro non solo chiaro di quelle che hanno riaperto, ma che siano chiare le condizioni perché queste norme sono nate dalla necessità che gli anziani che sono nelle case di riposo dopo un anno e mezzo abbiano anche il contatto fisico con i loro familiari, col figlio, col nipote, eccetera. È chiaro che ci sono delle cautele che valgono anche per i familiari, che vuol dire che si può accedere previa prenotazione. Quindi non ci si può presentare nella casa di riposo a tutte le ore quando si vuole, eccetera. Si deve dimostrare praticamente attraverso il cosiddetto Green Pass o di essere stati vaccinati con tutte e due le dosi, o di avere un Covid guarito, oppure un tampone molecolare fatto nelle 48 ore antecedenti, che possono farlo presso tutti i punti pubblici e viene fatto gratuitamente. Nel momento in cui loro dimostrano che hanno richiesto l'accesso alla casa di riposo per visitare o un parente o un amico, il tampone viene fatto gratis. L'assessore Lazzarin ci ha garantito che la gratuità di questi tamponi vengono fatti in tutte le ASL, quindi non sono giustificate richieste di pagamento o altro tipo. Qui chiedo una cosa però, siccome abbiamo visto anche le problematiche di alcuni paesi esteri, per esempio, ad accedere con il semplice vaccino, dopo troveranno, hanno trovato questo benedetto accordo, comunque col punto di domanda, cioè nel senso che io faccio il vaccino, sono a posto, mi sono tutelato, però entro in una casa di riposo con mi incontro vicino con il mio anziano, immagino che spero di tenere la mascherina perché se non altro, se il mio anziano non può essere vaccinato perché ci sono moltissimi anziani fragili con delle patologie molto gravi, pregresse, che non possono essere stati vaccinati. Oppure rientra in quella bassa percentuale che però esiste, che ti possono ancora prendere il virus. Io posso contaminarlo, oppure viceversa, l'anziano potrebbe contaminare me, in ogni caso, se ho solo il tampone. Cioè, c'è questa possibilità, non è che è un ambiente asettico, perché il rischio Allora, esiste. la cautela ovviamente della mascherina, del lavaggio delle mani, della sanificazione delle mani vale sempre. Il problema vero qual è? Che a noi la Regione Veneto ci sta dicendo da marzo che le case di riposo sono Covid free e che quindi sono tutti vaccinati. Poi dai dati delle vaccinazioni in Veneto questo non risulta. Noi abbiamo chiesto esplicitamente all'assessore Lazzarin che se ci sono casi di persone che non possono essere state vaccinate per motivi A, B o C, queste dovrebbero essere tenute separate dagli altri ospiti. Perché se è vero che possono contagiare la persona che arriva in visita, è vero che possono contagiare anche gli altri ospiti. Certo. L'altro problema è capire per quali patologie, perché potrebbero esserci casi limite dove il direttore sanitario della casa di riposo dice che questa persona non può ricevere la visita dei parenti per queste motivazioni. Teniamo conto che l'ultima norma di legge che ha inserito questa possibilità di accesso l'ha inserita non solo per le case di riposo, ma anche per parenti ricoverati in ospedale, avvocati. Quindi è una gamma molto ampia. Sì. È chiaro che se ci sono particolari casi di rischio infezione, questo lo deve stabilire il direttore sanitario o Certo. dell'ASL o della casa di riposo. Chiaro. Allora, vediamo un attimo se riesce a mettere in onda le slide, stato delle vaccinazioni in Veneto per capire come siamo a fronte del 9 giugno. Eccolo qua. Qua vediamo il numero delle vaccinazioni. Il ciclo completo è il verde, una dose è il rosa chiaro e invece il rosso sono ancora in attesa. Che cosa ne emerge da Allora, questo grafico? parte, scusami Elena, le slide sono rovesce, quindi non credo che da casa riescano a capire bene se noi gliele mettiamo in ordine preciso. Vabbè, comunque, allora il problema è questo. Se noi guardiamo l'andamento dell'età, allora vediamo che sugli ultra ottantenni,
quelli che hanno il ciclo completato, la banda verde, sì, praticamente sono il 87-88%. Sì. Quelli che hanno, e poi gli altri, hanno una sola dose e sono in attesa della seconda dose. Se poi però andiamo sulla fascia d'età più bassa, 70-79, vediamo che chi ha ricevuto le due dosi siamo al 40%. Poi ne abbiamo un 50% circa, 48%, che ha ricevuto solo la prima dose e quindi non possono essere considerati vaccinati, e ne abbiamo però una quota abbastanza consistente, che è il 15%, che è ancora in attesa della prima dose. Sulla fascia 60-69, che in questi giorni tutti, anche i virologi, stanno dicendo che è quella più critica, sì, quelli che hanno ricevuto il ciclo completo sono un 38%. Molto poco. Quelli che hanno ricevuto la prima dose sono un 72%, arriviamo al 72%, però c'è un buon 30%, 35%, che non ha ricevuto neanche la prima dose. Allora, siccome tutti ci stanno dicendo che comunque le fasce critiche per rischio di ammalarsi gravemente e per rischio di entrare in terapia intensiva è la fascia ultra sessantenne, e quindi per evitare contagi gravi ma anche una malattia pesante che lascia strascici, sarebbe opportuno che queste persone dai 60 anni in su, che non hanno completato la vaccinazione ma probabilmente sono in attesa della seconda dose in base alle scadenze che gli hanno dato i punti di vaccinazione, ma soprattutto quelle che non hanno fatto neanche la prima dose, si preoccupino sostanzialmente di andarsi a vaccinare. Anche perché possono farlo. Abbiamo capito che l'unica cosa che ci difende da questo virus è il vaccino. Ce la possiamo raccontare come vogliamo, ma alla fine è così. Anche perché poi adesso loro possono andare tranquillamente senza prenotazione, gli over 60, purché ci vadano. Sembra che nella fascia da 60 a 69 ci siano delle resistenze, spesso non giustificate, magari con FAQ che vengono passate di parola in parola, però sarebbe bene che questa gente, da un lato, magari cercassero di avere un'informazione più corretta. Medici, virologi, eccetera, sono sempre a disposizione, e però se vogliamo raggiungere quel livello di difesa di tutti, compresi loro, è opportuno che si alzi l'asticella delle vaccinazioni. Ecco, è vero una cosa, sì, che al di là di quello che la regione ci sta raccontando, che praticamente in Veneto ormai hanno vaccinato tutti, se guardiamo l'altra tabella... Esatto, vaccinazioni nell'RSA, sì. Quella messa a disposizione praticamente dal Ministero, dall'Ufficio della Presidenza del Consiglio, noi vediamo che nelle RSA in Veneto sostanzialmente i vaccinati totalmente sono il 75%, nel senso che la fascia verde si ferma appena sopra il 70%. Poi vediamo che ce ne sono una quota pari più o meno al 14-15% che sono con la prima dose, quindi in attesa della seconda, però ne abbiamo un 9,5% che non risulta vaccinato. Allora, noi abbiamo rappresentato questi dati alla regione, la regione ci ha detto che secondo loro questi dati non sono veri, però siccome questi dati il Ministero li prende dai dati che trasmettono le regioni, è chiaro che la regione deve chiarire se effettivamente, soprattutto nelle fasce alte di età, nelle RSA, tutte le persone sono vaccinate, o se non sono vaccinate, le motivazioni perché non sono vaccinate. Perché se qualcuno ci dice che c'è una dose del 10-12% di persone delle case di riposo non vaccinabili per patologie di un, sì, certo tipo, anche noi abbiamo la possibilità di trasmettere un'informazione corretta. Infatti, ma vediamo la slide successiva, che è quella che fa proprio il quadro in Veneto.
dell'RSA, quindi vediamo queste percentuali a cui lei faceva accenno, tra ospiti dell'RSA, 70-79 anni e over Allora, 80. Eccola qua. nelle RSA noi abbiamo praticamente gli ospiti che hanno un 75,97% hanno ricevuto il ciclo completo, quindi siamo al 75%. Non è che sono tutti vaccinati. Se è vero che la vaccinazione viene considerata valida dopo la seconda dose e addirittura dopo 14 giorni Giorni. dalla seconda dose, Sì. perché il Green Pass dice questo, è chiaro che se questi sono i dati veri, noi nell'RSA abbiamo un 14,65% che può essere considerato vaccinato perché manca la seconda dose, ma abbiamo un 9,38% di persone che non ha ricevuto neanche la prima dose. Allora, Chiaro. questi dati vanno capiti sia per la sicurezza degli ospiti che sono dentro, ma anche per la sicurezza dei parenti che accedono. Perché Certo. se questa è la situazione, è chiaro che questo 10% di persone non può restare nel luogo comune, nella vita comune con gli altri ospiti dell'RSA. Ecco, questa incongruenza di dati in base a quello che diceva l'assessore, aveva detto, come mi diceva lei, l'assessore regionale, se fosse dettata da errori, imprecisioni, dati non correttamente trasmessi, perché poi insomma può anche essere che non tutte le RSA funzionino in un certo modo, potrebbe chiarire anche la situazione oppure voi oggettivamente vi risulta che ci sono tanti anziani che non hanno ricevuto il vaccino nell'RSA? Allora, noi non possiamo entrare nel merito di quanti anziani effettivamente hanno ricevuto la vaccinazione o perché. È chiaro che questo è un dato di sanità pubblica che deve dare la regione e che devono dare le singole ASL. A noi è venuto un sospetto perché non capivamo dopo l'8 maggio e quindi dopo la apertura fatta dal Ministero con la determinazione del Ministro Speranza ad aprire ai familiari perché nelle case di riposo del Veneto c'erano grosse resistenze. Allora, ci siamo posti una serie di domande. Dipende dal fatto che su un anno e mezzo di chiusura si sono abituati a non avere più nessun controllo da parte dei familiari? Boh, potrebbe essere un'ipotesi. Dipende dall'organizzazione che si è creata in questo momento e quindi hanno difficoltà che entri gente da fuori? Questa può essere l'altra ipotesi. Però c'è anche l'altro problema. Siccome le case di riposo, ma la stessa regione, continua a denunciare che hanno carenza di organico, Questo sì. la mettere i familiari e a mettere anche i volontari. Quelli che prima magari andavano nelle ore dei pasti ad aiutare a dar da mangiare a quelli che non sono in grado di mangiare autonomamente, ci sembrava una cosa razionale e comunque utile. Perché qualcuno ci stava dicendo, e noi abbiamo subito raddrizzato i capelli, che in alcune case di riposo, siccome non hanno il tempo di imboccarli, di darli da mangiare, gli mettono lì il piatto, se mangiano bene, se non mangiano, affari loro. Il rischio è che qualche anziano che non riesce a mangiare da solo, alla fine muoia di fame, perché se non riesce ad alimentarsi, chiaramente è così. Allora, diciamo che regolamentare l'accesso dei familiari e regolamentare l'accesso dei volontari, che prima del Covid hanno praticamente dato anche un contributo forte in termini di aiuto, diventa indispensabile per gli ospiti che sono ricoverati, ma diventa indispensabile anche perché nelle case di riposo non si lasci qualcuno abbandonato a se stesso. Poi Assolutamente. giustamente l'assessore Lazzarini ci diceva: se pensate che la riapertura venga come prima del Covid, dove c'era gente che andava tutti i pomeriggi nelle case di riposo e stava lì ore e ore, questo non può più avvenire. Ma noi non stiamo chiedendo questo. Stiamo chiedendo, come si stanno dicendo geriatri e psicologi, di dare agli ospiti che sono dentro la possibilità di abbracciare, non col tavolo in mezzo di 2 metri,
il proprio parente, figlio, nipote, eccetera, perché questo diventa vitale anche per queste persone che fino adesso si sono sentite abbandonate. Quindi condizioni di sicurezza tutte, però non facciamo i furbi, insomma. Assolutamente. Ecco, relativamente alle persone non nelle case di riposo, tempo fa si era parlato di anziani non autosufficienti che sono a casa assistiti, insomma c'è comunque anche lì una percentuale di persone che deve ricevere il vaccino, se non erro. Allora, per i dati che abbiamo noi, un 30% di queste persone che devono essere vaccinate a domicilio non sono state vaccinate. Cioè, a noi risulta che la vaccinazione a domicilio è avvenuta per un 70% di questi soggetti. È vero che poi è differenziata da territorio a territorio, da USL a USL, perché la vaccinazione a domicilio dovrebbe funzionare o attraverso i medici di famiglia, che Sì. quindi si fanno carico dei loro assistiti, o attraverso le cosiddette USCA, che sono le unità sanitarie di intervento assistenziale. Allora, noi stiamo assistendo, e l'abbiamo riferito all'assessore, a telefonate di persone che hanno il parente in famiglia non autosufficiente, e che vengono palleggiate dall'USL che le dicono che si deve rivolgere al medico di famiglia. Il medico di famiglia che dice: siccome io non ho aderito a partecipare alle vaccinazioni, dovete chiamare la USL. Questo palleggiamento ovviamente chi è che danneggia? Danneggia la persona che è a casa, che è non autosufficiente, che ha mille problematiche e che non viene vaccinato, mettendo a rischio lui e anche i suoi familiari. Allora, questa cosa noi l'abbiamo rappresentata all'assessore e gli abbiamo detto che sarebbe opportuno un'operazione di trasparenza, che la regione o le singole USL dicano chiaramente rispetto a situazioni di persone a domicilio che non risultano ancora vaccinate, chi va a vaccinarle e come. Ovviamente l'assessore si è difesa dicendo che a loro queste cose non risultano e che quindi se abbiamo casi concreti glieli segnaliamo. Allora, noi non vogliamo fare da passaparola per l'assessore, però diciamo ai nostri iscritti, agli utenti che avete voi che ci ascoltano, che se hanno casi complicati di questo tipo, ce li segnalino e poi noi vediamo come utilizzarli. Assolutamente. L'altra cosa importante da segnalare a tutti, perché poi si scopre che non tutti sono informati, ma anche persone più giovani, che non si viene chiamati a casa, non esiste più la chiamata a casa anche per quel che riguarda gli over 60. Ci sono persone che ancora aspettano di essere chiamate. Bisogna farsi vivi, andare a farsi fare il vaccino, chiamare il medico di base, informarsi, vero? Questo è fondamentale. Allora, chiamate a domicilio non ce ne sono più. L'unica cosa che dovrebbe, metto il condizionale perché anche qui non sapremo come gira, che dovrebbe funzionare è che le ASL dovrebbero farsi carico di contattare gli ultraottantenni o gli ultrasettantenni che non si sono presentati alla vaccinazione, e capire perché non si sono presentati e fare quell'opera di informazione e convincimento o di chiarimenti se hanno dubbi perché questi si convincano a vaccinarsi. Questo è quello che dovrebbe succedere perché ovviamente, lo dice anche il generale Figliuolo, quelli che mancano all'appello e che non si sono vaccinati, alla fine vedremo come contattarli direttamente. Ma non sarà una chiamata con la lettera perché vadano a fare il vaccino. Infatti. Sarà un contatto con queste persone o attraverso i medici di famiglia o attraverso una convocazione in ASL, eccetera. Questo è quello che dovrebbe succedere. Poi noi qui ci siamo abituati a mettere il condizionale su molte cose perché l'altro ieri l'assessore ci diceva: ma come? Noi siamo trasparenti, tutte le nostre informazioni sono presenti sui siti delle ASL. Beh, noi abbiamo fatto fare una ricognizione a tutti i siti delle ASL, non le dico che cosa è venuto fuori, c'è di tutto, tanta confusione, poca trasparenza, e se soprattutto la Regione Veneto pensa che le persone, soprattutto sopra una certa età,
debbano aprire un computer e consultare i siti delle varie ASL per capire che cosa devono fare, non mi pare che sia il modello di assistenza sanitaria di cui abbiamo bisogno. Assolutamente, no, ma il problema è proprio questo, che si parla di digitalizzazione della pubblica amministrazione, di speed, di questo, di quest'altro, tutto quanto benissimo finché una persona ha una certa età, una certa dimestichezza, ma siccome siamo anche per nostra fortuna un paese, una regione dove ci sono tantissimi anziani plurottantenni, è molto difficile, anche me l'ho sempre detto, anche pretendere che abbiano tutti la connessione internet, che non è gratuita, perché per accedere a internet devi avere la connessione e non tutti ce l'hanno, viste le pensioni e soprattutto non è così semplice accedere alla pubblica amministrazione. Non da ultimo sto speed che vabbè, lascia il tempo che trova perché a me risulta anche che abbia una scadenza, vabbè, quindi sarebbe interessante anche Per interpellare. darle un semplice dato generale, non riferito al Veneto, sullo speed, allora, anziani che risultavano avere il cosiddetto PIN per entrare all'INPS erano 4 milioni e 200 mila. Con lo speed si sono ridotti a 2 milioni. Fa capire. Perché? Perché moltissimi anziani hanno il telefonino per Eh telefonare, sì, ma non per. però non hanno la connessione Chiaro. internet e soprattutto non hanno una mail che è obbligatoria per accedere Certo. allo speed. Certo, Quindi mail queste personale. persone resteranno ancora più isolate di prima. Allora, io dico, si può. Abbiamo avuto l'esempio delle vaccinazioni. È arrivato un generale e praticamente la macchina ha cominciato a girare. Adesso, proprio per vedere quali sono le condizioni effettive nelle RSA, la settimana scorsa è stato siglato un accordo tra il Ministero della Salute, quindi l'onorevole Speranza, e l'Arma dei Eccola. Carabinieri. Hanno dato all'Arma dei Carabinieri il compito di monitorare e controllare tutte le ASL italiane. beh, Che cosa corretto. deve fare l'Arma dei Carabinieri? Deve controllare quanti letti hanno, quanti sono occupati, com'è il trattamento degli anziani, com'è l'assistenza sanitaria, cioè quelle cose essenziali che sono quelle che poi stabiliscono che tipo di vita fanno gli anziani dentro in queste case di riposo. Allora, in Allora, in attesa. un paese che ha una rete di comuni diffusa, dove le informazioni possono passare dalle ASL ai comuni, e i comuni possono, Certo. soprattutto nei nostri comuni piccoli, ci può essere una trasmissione di informazione molto veloce. È necessario che andiamo a disturbare l'Arma dei Carabinieri con tutto quello che hanno da fare per controllare se le nostre residenze per anziani funzionano, sono sicure o non sono Non sicure? dovrebbe, però se questo può servire, se questo può servire, meglio che ci sia piuttosto che niente, se non funziona finora il sistema. Io sono d'accordo con lei che piuttosto che niente è meglio l'Arma dei Carabinieri, però è altrettanto vero che noi dovremmo porci una riflessione su questa cosa, perché siamo arrivati ad aver bisogno dell'Arma dei Certo. Carabinieri per fare funzionare una macchina socio-sanitaria che dovrebbe funzionare alla perfezione. Chiaro. Allora, non entriamo nei meriti, qua si parla anche di burocrazia, di persone che lavorano all'interno delle amministrazioni, magari anche lì ci sarebbe, c'è un sistema di, deve attivarsi un sistema di ristrutturazione del tutto che sia efficiente, assolutamente semplice per i cittadini. Allora, segretario, io la ringrazio, ne faremo altri approfondimenti, le auguro buon lavoro naturalmente. E alla prossima ci aggiornerete con altri dati e speriamo che alcune situazioni intanto si siano risolte. Grazie ancora. Allora, sicuramente appena la Regione ci darà i dati completi provvederemo a fare un aggiornamento. Però io faccio due raccomandazioni. Primo, se ci sono case di riposo che vietano l'entrata e l'accesso ai parenti con modalità di distanziamenti, eccetera, ce le segnalino perché non Chiaro. sono accettabili. Dopo un anno e mezzo Sì, di chiusure assolutamente. di quel tipo. Seconda cosa, se ci sono situazioni di familiari a domicilio non vaccinati per il palleggiamento tra medici di Segnalarlo. famiglia e le ASL, ce le segnalino. Noi faremo in modo che questa cosa vada avanti e si risolva.
Segnalate, quindi chiamate le sedi dell'FNP CISL perché bisogna assolutamente trovare una soluzione a questi problemi. Grazie alla segretaria Vanna Giantini, se è stata ancora con noi. Grazie a voi cari telespettatori di averci seguito. Appuntamento alla prossima. Le puntate le trovate tutte sul nostro sito internet, naturalmente.